È la seconda giornata a Ligure, la tappa numero 7, una prova contro il tempo, da Albisola Superiore a Varazze per 21 km e 900 metri. Una prova che potrebbe dare una svolta significativa alla classifica. Benvenuti cari amici telespettatori, benvenuta a Giada Borgato. Buongiorno a tutti. Sì, una cronometro piuttosto anomala, lunga perché è 21 km e 900 metri, ma che presenta una salita vera di 4 km, con un falso piano nel mezzo e una discesa molto tecnica. Megan Gorner in maglia rosa cercherà di acquisire ulteriore vantaggio ma anche di difendersi dalle favorite. Sì, sicuramente rivedremo lei, Megan Gorner, ma anche la compagna Evelyn Stevens, ma direi anche Van der Breggen per Rabolive, la nostra Elisa Longoborghini e magari Tatiana Guderz. Ed a proposito di Elisa Longoborghini, entriamo subito nel vivo di questa sintesi, andiamo a prendere la campionessa di Ornavasso all'arrivo, attenzione perché è la migliore in assoluto all'intertempo e crediamo che stia viaggiando su tempi di eccellenza. Eccola al traguardo, Elisa chiude con un fantastico tempo che la pone in vetta alla classifica parziale, 36-25-78, la vediamo al rallenti, 36-70 di media. Un minuto meglio di la Carol Canwell che era in testa nel fino a quel momento. Fantastica prestazione della nostra Elisa Longoborghini che fino a ieri sembrava non in forma, ha subito un colpo di calore ieri e questa mattina non si sentiva molto bene. E qua siamo con Lea Kilchmann, la rivelazione di quest'anno al Giro Rosa. Allora, per tornare a Elisa Longoborghini, ripetiamo, migliore intermedio e miglior tempo. L'intermedio, pensate, ha fatto 23:42:71. Oh, ribadisco, è volata a 36:070 di media. Davvero una grande prestazione per l'atleta di Ornavasso. Ed eccola qua adesso con il dorsale 192, Lea Kirschmann. Vi ricordiamo la canadese esplosiva capace di vincere il cronoprologo di Gaiarine. Cronoprologo di Gaiarine dove ha vestito anche la maglia rosa, Lea Kilchmann che sta andando verso il traguardo. Eccola, ormai è quasi sotto lo striscione, gli ultimi 75 metri, Lea Kilchmann taglia il traguardo con 37:55 a 1:29 per lei, solo la quarta posizione parziale. Ma con queste immagini siamo già a seguire Alena Mialiusik. Mialiusik della Canyon SRAM, la Bielorussia che è stata adottata dall'Italia visto che vive sul lago di Iseo. Andiamo a prendere al traguardo Alena Mialiusik con questo per lei ultimi 75 metri. Alena Mialiusik va a chiudere in questo il tempo che avete visto in sovraimpressione in 38:10, è lontana Alena Mialiusik 1:48:98. Intanto con le immagini siamo su Katarzyna Niewiadoma, la campionessa polacca, campionessa d'Europa e maglia bianca in carica come vedete da queste immagini. Katarzyna che ieri è andata subito all'attacco al primo GPM con la nostra Elisa Longoborghini, ha lasciato le ambizioni della classifica generale e è andata alla ricerca di qualche conquista di tappa. Allora, Katarzyna Niewiadoma la vedete adesso impegnata in questo tratto in salita che porta verso l'abitato di Stella. È davvero un piacere vederla pedalare perché lei è una sicuramente delle atlete più eleganti del gruppo. Molto composta sulla sua bicicletta e a proposito di bicicletta vediamo che sta correndo con la bici da strada e monta le protesi. Allora, una scelta che ha caratterizzato praticamente quasi la totalità delle atlete, Giada, perché? Sì, quasi tutte stanno correndo con la bici da strada, ho visto solo Emma Pooley con la bici da crono. Questa è una scelta soggettiva, dipende che confidenza si ha con il mezzo. Diciamo che su prove di questo tipo molto tecniche è preferibile correre con una bici da strada che è molto meno rigida. Niente ruote e lenticolari, adesso la vediamo approssimarsi all'intertempo, Katarzyna Niewiadoma. È lontana dalla grande prestazione di Elisa Longoborghini, l'intertempo è 24:03:93, è comunque tra le primissime. Inizia il tratto in discesa molto tecnico, sta pennellando le curve perfettamente come lei sa fare.
Allora, seconda prestazione, dicevamo, per lei fino a questo punto dietro ad Elisa Longoborghini, che resta per il momento irraggiungibile a metà percorso, 23:42.71. Adesso andiamo a verificare la seconda parte di questa sua prova contro il tempo. Ve l'abbiamo già detto, la discesa che segue una discesa tecnica con curve molto strette, l'abbiamo fatta come ricognizione, Giada lo ricorderai, insomma è davvero una crono sicuramente per grandi specialisti. Sì, siamo andati in ricognizione proprio questa mattina ed ecco il momento in cui Katarzyna Niewiadoma sta per andare a raggiungere la Tuai, che era partita 2 minuti prima davanti. Qui la campionessa polacca va a rilevare nella posizione l'atleta della BP Incala bielorussa, davvero una grande prestazione. Adesso la andiamo a prendere sul traguardo, Katarzyna Niewiadoma, attenzione, ultime pedalate per lei, la vediamo impegnata nei 75 metri conclusivi, lontana dal tempo di Elisa Longoborghini, chiude in 36:58.93 ed è solo seconda. E siamo andati proprio in ricognizione di questo percorso appunto perché eravamo molto curiosi, sembrava più facile, invece c'è stata una grande sorpresa, una salita vera con pendenze dal 9 al 10%. E dopo Katarzyna Niewiadoma siamo su Anna van der Breggen. Anna van der Breggen è sicuramente una delle favorite principali di questa prova contro il tempo, la vedete impegnata lo scorso anno, quest'anno nel cronoprologo ha chiuso in terza posizione, lo scorso anno nell'ottava tappa alla Pisano Nebbiuno, una cronometro anche questa individuale più o meno molto simile per caratteristiche del percorso, sui 21 km e 700 metri riuscì a mettere tutte in fila rifilando alla seconda Megan Gorner oltre un minuto. Van der Breggen, che in questo Giro d'Italia è in crescita, l'abbiamo vista ieri attaccare per prima e mettere in crisi la maglia rosa di Mara Ebbot, qui si sta involando verso l'arrivo di Varazze. Ed ecco, impegnata nella parte conclusiva, sta arrivando nel centro abitato di Varazze, Anna van der Breggen è ormai in questo lungo rettilineo che la porterà nella zona delle nostre telecamere fisse, sta viaggiando sui tempi di Elisa Longoborghini, attenzione, sarà un testa a testa molto molto interessante. Attenzione perché ha segnato un intertempo di 23:43.82 a soli 1 secondo e 11 centesimi da Elisa. E allora, ultime pedalate, davvero se la stanno giocando, la leadership parziale, Anna van der Breggen è sui tempi di Elisa, sta adesso per entrare negli ultimi 50 metri, 25 metri, taglia adesso il traguardo, 36:25.06, pensate, riesce a far siglare il miglior tempo per appena 72 centesimi da Elisa Longoborghini. Ottima prova dell'olandese, tra l'altro news di pochi giorni fa che Anna van der Breggen ha firmato un contratto biennale con la Bols-Dollmans. Quindi lo squadrone olandese della Bols-Dollmans continua davvero a rinforzarsi, anche con Anna van der Breggen in squadra diventerà ancora più inavvicinabile, non dico invincibile, ma saremo praticamente lì. Quest'anno stanno già dominando la prima edizione del World Tour. Intanto con queste immagini siamo sulla nostra Tatiana Guderzo. Un'altra atleta di riferimento per la nazionale, anche lei in crescita in quest'ultimo mese, l'abbiamo già vista protagonista al campionato italiano di crono, a soli 37 centesimi seconda dietro la nostra Elisa Longoborghini. Allora, Tatiana Guderzo, la vedete anche lei composta in queste fasi iniziali dell'ascesa verso l'abitato di Stella, abitato che tutti lo ricordano come città, come sede,
come paese natale del grande presidente Sandro Pertini. Vedete questo primo piano su cui indugia la nostra regista Edi Saia, ci dà insomma davvero la cifra e la misura del grado di forma che Tatiana sta coltivando giorno dopo giorno, naturalmente con l'obiettivo Rio 2016. Sì, qui sta spingendo un rapporto 52-16-17, è l'unico tratto dove ci si può mettere in posizione, ma anche lei ha scelto la bici da strada e questa mattina, pensate, ha provato ben due volte la discesa. Allora, è seriamente intenzionata Tatiana Guderzo a fare molto bene in questa cronometro, una cronometro che naturalmente potrebbe delineare in maniera quasi definitiva la classifica finale. Eccola qua, l'andiamo a prendere con le nostre telecamere fisse in questa sintesi ai meno 75 metri, ormai ultime pedalate per lei, Tatiana Guderzo. La vediamo sul traguardo. Tempo alto 38:06:16, è ottava. E chiude in ottava posizione e rapidamente passiamo alla Claudia Hausler-Littenberg della Lotto Sudal. Anche lei è tornata in forma dopo due anni, vincitrice nel 2009 del Giro Rose, già sul traguardo. Eccola qua sul traguardo, andiamo a prendere mentre sta per tagliare la linea bianca, è lontana in questo momento dalle migliori, 38:17:49, per il momento è ottava e adesso andiamo a seguire una delle atlete più attese, lo vedete nel suo splendido body ciclamino, Evelyn Stevens ai meno 14. Vincitrice ieri sulle strade Liguri, eccola che veste il ciclamino ed è sulle rampe più difficili di questa cronoscalata. Allora, Evelyn Stevens è stata capace già di vincere due volte in questa edizione del Giro Rosa a Montenars. Ha vinto a Montenars e a Madonna della Guardia ieri, questi due successi che davvero l'hanno proiettata. Intanto abbiamo visto il taglio del traguardo per lei, è il primo tempo sì. Con 36:21:64, davvero una grande prestazione per Evelyn Stevens. E adesso rapidissimamente andiamo a vedere Mara Ebbot, l'ex maglia rosa andata in crisi ieri sulle ripide salite di Madonna della Guardia. Ieri proprio grande crisi, ha speso molto sulla tappa del Mortirolo ed eccola qui impegnata che spinge un 39:23 sulle ripide salite. Allora Mara Ebbot sul suo terreno, adesso andiamo a prendere con questa sintesi sul traguardo, per lei è annunciato un tempo abbastanza alto, dovrebbe chiudere oltre i 38. Eccola qua, ultime pedalate, ultime fatiche, chiude a 38:11:05, è decima per il momento. Tempo alto, qua tocca la maglia rosa di Megan Garner. E allora, Megan Garner mentre sta transitando proprio nell'abitato di Stella e adesso comincia la parte diciamo in leggera discesa, poi ci sarà la parte quella più tecnica, quella più ripida. Anche lei strada, bici da strada, a differenza della sua compagna Evelyn Stevens che usava la bici da crono. Una scelta quella di Evelyn Stevens un po' azzardata perché lei non è proprio una grande discesista. Allora Evelyn Stevens, vedete, riesce a rilanciare, sente di avere, Megan Garner, chiedo scusa, sta rilanciando, sente di avere nelle gambe una prestazione di assoluto livello, l'intertempo è 24:04:49 per Megan Garner, non è sui livelli di Longoborghini e Van der Breggen, è quinta per il momento, ma ha ancora tanto terreno e tanta strada per poter recuperare. Deve spingere al massimo per portare a casa questa maglia rosa, domani tappa in pianura e poi l'ultima difficoltà sul Lago Maggiore domenica. E allora continuiamo a seguire Megan Garner, intanto quest'anno sta davvero dominando la forte atleta, intanto la vediamo adesso transitare sotto la Flamme Rouge, quindi ultimi mille metri per lei, dicevamo quest'anno sta dominando il World Tour, è l'attuale leader della neonata del neonato challenge mondiale del ciclismo d'élite, l'abbiamo vista davvero protagonista su ogni tipo di terreno e se dovesse confermarsi anche nella corsa a tappe
davvero farebbe un salto di qualità definitivo, Giada. Sì, ultimi 500 metri è l'unico momento in cui si può mettere in posizione e spingere al massimo con un 52, 12 e 13, manca poco, ultimi metri. Allora, Megan Gorner sta viaggiando sui tempi importanti delle migliori, ma non certamente delle prime due. Adesso vedremo che cosa sarà capace di fare in queste battute conclusive. È ormai arrivata ai 150, attenzione, Megan Gorner sta dando fondo, non dovrebbe essere più in grado di attaccare le prime due posizioni, è in una sorta di testa a testa, adesso vediamo, va a chiudere, spinge ancora a 36, 56. 77, chiude in quarta posizione a 29-13 da Evelyn Stevens. Quindi il podio, Evelyn Stevens stravince con 36-21-64 a 3 secondi e 42 Anna van der Breggen, in terza posizione la nostra Elisa Longoborghini a 4-14, e per fortuna che questa non doveva essere una sua giornata. Sì, questa mattina aveva dichiarato di non essere molto in forma, ieri è stata male e voleva fare questa cronometro tranquillamente, senza soffrire troppo in vista delle ultime due tappe. Ed ecco la nuova classifica generale, conferma per Megan Gorner in maglia rosa, Evelyn Stevens è a 33 secondi, poi Anna van der Breggen a 1,52, Mara Abbott a 2,06, Claudia Littenberg a 2,32, Tatiana Guderzo a 3,04 e poi via via fino a Xenia Tuai a 14.44. E insomma, diciamo che solo Evelyn Stevens a questo punto può cercare di mettere ancora un po' di pepe, ma le ultime due tappe che restano sicuramente sono un terreno molto molto importante anche per Megan Gorner. Sì, domani tappa per velociste, quindi diciamo che le scalatrici potranno più o meno riposare, poi domenica ci spostiamo sul Lago Maggiore, ci saranno ancora salite e sembra che ci sia una sfida in casa Bols-Dolmans, vedremo tra Megan Gorner e Evelyn Stevens chi avrà la meglio. E andiamo ad ascoltare la migliore delle italiane, Elisa Longoborghini. Oggi sono partita senza aspettative, non volevo forzare, poi mi sono sentita bene e ho provato a fare un po' la mia gara senza strafare, sono un pochino anche sorpresa.